Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come prenderci cura delle scarpe in pelle, quindi pulirle, lucidarle e proteggerle. Queste sono le scarpe che cercherò di rinnovare oggi. Come possiamo vedere sono abbastanza vissute e sporchine. E ora, se anche voi avete necessità di fare un trattamento del genere, seguitemi nel video e vedremo insieme come fare. Quindi, per prima cosa, andiamo a togliere plantari e i lacci, perché ci darebbero fastidio. In questo caso sono delle scarpe un po' particolari, dei lacci un po' particolari, però ovviamente il procedimento vale per quasi tutte le scarpe in pelle. Dopodiché, prima di bagnarle, è opportuno spolverarle o aspirarle, per evitare che lo sporco che ci sia, la polvere che c'è addosso, non si vada a impastare appunto con la pelle. A questo punto possiamo iniziare a bagnarle e a spazzolarle con una spazzola abbastanza morbida e del sapone, del detergente. Dopo un'abbondante spazzolata, possiamo risciacquare. Non so se dal video si riesce a vedere, ma già così sono molto migliorate. Ora aspettiamo che asciughino e poi passiamo alle fasi successive. Ed eccoci qui. Sono belle asciutte. Come possiamo vedere, però, pur avendole lavate, ci sono dei punti in cui probabilmente lo sporco è penetrato un po' di più, oppure ci sono dei segni e quindi vanno ancora un po' sistemate. Se avesse dei segni anche un po' più evidenti, cioè tipo dei tagli o dei graffi abbastanza profondi, e però fosse una pelle un po' più spessa, per esempio si trattasse di uno scarpone come questo di Dabuk, e poi essendo uno scarpone comunque anche una punta abbastanza rinforzata, anche tutta la pelle un po' più spessa, potremmo andare con un trapanino tipo questo, con una fresetta di quelle a spazzola, e dare una spazzolata con quello, con una carta vetrata abrasiva, e poi man mano passare una carta vetrata sempre più fine per, diciamo, rifinire. In questo caso non ci sono segni molto evidenti e comunque sia la pelle non è molto spessa, quindi non vorrei andare a ridurre ulteriormente lo spessore. Quindi cosa facciamo? Carta vetrata, partendo dalla grana 1000, e incominciamo a dare una leggera passata, così da levigare un pochino, perché lavando un pochino la pelle si è anche un po' infeltrita e irruvidita, e poi rimuoviamo anche qualche segno. Ok, avrei voluto insistere un pochino di più sulla punta, ma avevo paura di esagerare e consumare troppo materiale, quindi mi sono fermato. Comunque sia, adesso magari non si vede ancora bene, ma c'è già un discreto miglioramento. Ora andremo a rifinire il tutto con questo prodotto, che è un prodotto che ho preso dal venditore Vivere GmbH, con il quale ho già collaborato diverse volte per altri prodotti che ho utilizzato per il legno. In questo caso ho voluto provare questo prodotto per la pelle. Essenzialmente è un insieme di oli, tra i quali olio di jojoba, colza, olio di cocco e glicerina, che è ottimo per proteggere e nutrire questo tipo di pelle, o anche la pelle del divano o di un giaccone, di un giubbotto. Prima di tutto agitiamo per bene lo spruzzino. Ora dobbiamo semplicemente spruzzarlo sulla pelle e distribuirlo con un panno pulito. Si tratta di un composto
di oli naturali e quindi non ci sono problemi anche per la nostra pelle, per le nostre mani. Se avete le mani particolarmente sensibili, ma indossate dei guanti in lattice durante questa operazione. Vediamo che già l'olio si nota sulla pelle. Lo distribuiamo per bene. Ora, lo stesso risultato si può ottenere anche strofinando a mano energicamente, però io, essendo sempre di fretta, utilizzo la ruota di stoffa che monto sulla levigatrice di solito e vado a dare una bella lucidata. Ed eccoci qui, ho rimesso i lacci e questo è il risultato. Beh, c'è da dire che rispetto all'inizio, che erano praticamente da buttare, secondo me un bel miglioramento c'è. Poi ovviamente se non siete ridotti così all'osso come in questo caso, le scarpe torneranno proprio anche nuove visivamente. Come si può vedere sono anche belle lucide, questo merito soprattutto anche del disco di stoffa che aiuta molto. Se volete ottenere comunque un effetto ancora bello lucido, vi consiglio comunque, se non avete la disponibilità di poter montare un disco del genere, di acquistarne qualcuno per un trapano, per un abitatore, e dare una passata con quello, perché aiuta molto. Ovviamente in alcuni punti non si sono riusciti a fare miracoli perché, come ripeto, essendo lo spessore della pelle abbastanza limitato, non volevo rischiare di andare a bucarla, però posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Bene ragazzi, anche questo video si conclude qui. Io spero di essere stato utile a qualcuno. Come sempre, se avete domande, qualche dubbio o avete bisogno di qualche consiglio, fatelo senza esitare nei commenti. Se conoscete qualche altro sistema per trattare le scarpe in pelle o comunque i divani, tutte quante le cose rivestite in pelle, scrivetelo pure nei commenti, che può essere utile anche a tutti quelli che guarderanno il video. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per l'acquisto di questo spray a base di oli vari che serve per proteggere la pelle. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete il video se vi va. Per questo vi ho detto tutto, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.